Benvenuti sulla pagina Tourism Peschiera. Siamo nel piazzale del porto oggi. Il video scorso abbiamo parlato dell'ampliamento del piazzale del porto con la demolizione della cortina Cantarane, che era l'antico porto di Peschiera. Oggi, conseguentemente, ovvero dopo il 1910 circa, si è creato questo piazzale, il porto Molo Italia, e questa è la scultura, l'opera che fu collocata in onore dei caduti delle guerre del Risorgimento. E a volerla fu proprio il sindaco di Peschiera, che nel 1910 era Mario Cacciatori, decise appunto di onorare i caduti delle guerre risorgimentali di tutta Italia, però non di Peschiera, di tutta Italia, e chiese appunto ai sindaci italiani un contributo per quest'opera, perché comunque è una era un'opera molto costosa e anche molto bella, creata dall'artista Dondé. Ebbene, la risposta non fu poi molto molto importante, e di conseguenza intervenne una persona invece sì molto importante, il re d'Italia Vittorio Emanuele III, che finanziò la restante parte, ed era cospicua, dei fondi che servivano per appunto mettere in opera questa scultura che è alle mie spalle, e fu realizzata nelle fonderie artistiche di Verona. E quindi dietro di me c'è un legionario romano, alto ben 3,60 m, e ha una particolarità: il suo sguardo è rivolto verso quelli che erano chiaramente i confini dell'impero asburgico, e quindi proprio il suo sguardo guarda là dove erano, diciamo, terminate, dove avevano avuto, diciamo, la motivazione dell'esplosione delle guerre risorgimentali che portarono poi al Regno d'Italia, chiaramente, alla formazione di quella che è oggi l'Italia. Questa statua non è sempre rimasta in questa posizione. Originariamente era più spostata verso l'inizio del molo, tra con i traghetti di Navigarda oggi, proprio molto agganciata. E se vedete da queste foto potete proprio notare che si trovava proprio all'inizio del Molo Italia. Notate anche che vi è una piccola casetta in legno dietro questa statua. Perché? Perché era il cantiere, diciamo, la zona in cui venivano messi i macchinari che servivano proprio per costruire il porto che vediamo oggi. Finito il porto, quella piccola baracca, diciamo, in legno fu rimossa e portata via. La statua poi fu ricollocata più centralmente per dare spazio anche alla zona proprio di parcheggio e di area e piazzale portuale, ed oggi è nel punto in cui fu collocata allora. E ancora oggi il suo sguardo guarda verso il Trentino. Infatti, se farete una passeggiata Peschiera passando per il porto, alzerete il vostro sguardo, guarderete lo sguardo di questo legionario, e subito probabilmente vi verrà in mente questo, ovvero guarda laddove c'erano i confini tra il Regno d'Italia e l'impero allora asburgico. Io con questa pillola vi saluto, vi do appuntamento ad una nuova puntata. Siamo sempre qui per raccontarvi Peschiera, di tutte le particolarità che Peschiera ha, ne è ricca, e speriamo che possano aiutare a farvi apprezzare questo paese per la bellezza che ha in sé. Viva Peschiera ed evviva il Lago di Garda!